Ciao ragazzi, sono Riccardo di NetGate ADV. Oggi con questo nuovo format voglio introdurvi a quello che faremo durante quest'anno, ovvero portare delle testimonianze dirette che non saranno solo le mie, ma anche quelle dei miei colleghi, nel recensirvi e darvi evidenza di alcuni prodotti che riteniamo davvero significativi durante le nostre esperienze motociclistiche. Oggi voglio parlarvi di un prodotto eccezionale che è il Garmin Thread. Sia chiaro, questo prodotto lo abbiamo acquistato, è di nostra proprietà e ritengo che sia finalmente da parte di Garmin un prodotto degno di nota. Allora, come voi ben sapete, NetGate in realtà è una società di informatica, quindi siamo tecnici e lavoriamo tutti i giorni a stretto contatto con la tecnologia. La parte moto è l'evoluzione della nostra passione, però principalmente lavoriamo proprio con questi dispositivi. Andiamo subito sul sodo. Allora, è un prodotto molto versatile, è un prodotto estremamente costoso. Tanti mi diranno: sì, ma con il prodotto cinese e Osmand io riesco ad ottenere le stesse identiche cose. Non sono così d'accordo e vi dico perché l'ho provato proprio sulla mia pelle. Allora, Osmand è un prodotto eccezionale. Il problema grosso che abbiamo riscontrato negli anni sono gli hardware. Gli hardware dei prodotti rugged di manifattura principalmente cinese hanno il problema di non avere una grandissima solidità in termini di robustezza, non tanto dagli urti quanto sulla ciclicità proprio delle applicazioni e dell'hardware. Garmin è sempre stata a livello invece di risorse hardware un prodotto molto molto solido. Peccava, secondo me, un pochino proprio sul software, sull'usabilità. Spesso ti trovavi ad avere un buon prodotto che aveva un display poco luminoso, talvolta si bloccava, si inceppava. Abbiamo sempre notato, almeno ho sempre riscontrato personalmente, che spesso l'hardware non riuscisse a stare dietro al software e pertanto, non risultando perfettamente compatibili, i device si riavviavano, si spegnevano, tipo Garmin 276, anche le prime versioni di Montana. Qui tutto cambia e tutto cambia perché? Tutto cambia perché stiamo parlando di un tablet che è dotato di Android, una versione molto molto light di Android, in questo caso si parla di Android 10, però graficamente ricorda molto i vecchi Android 5, 6, 7. È poco importante che ci sia un Android estremamente moderno, anche perché non ha il Play Store, pertanto non puoi agevolmente installare applicazioni di terze parti. Dico non puoi agevolmente perché non è vero che tu poi non le puoi installare comunque. Diciamo che non viene venduto come un tablet, questo viene venduto come un navigatore satellitare. Allora, il video, per non farlo diventare lunghissimo e noioso, lo dividiamo in due segmenti. Un segmento dove vi sciorino velocemente i dati tecnici in modo tale che così anche un po' i nerd possano apprezzare le feature tecniche e il secondo vi faccio vedere proprio velocemente come si può utilizzare e le mie esigenze personali come le ho potute soddisfare nell'ultimo weekend dove ho lavorato con Moto.it e con Clover, dove l'ho proprio usato per la mia prima volta, quindi vi voglio portare la dimostrazione della mia prima esperienza senza neanche più di tanto aver letto i manuali. Allora, come dicevamo, questo prodotto, da poco distribuito da Garmin, esiste in tre formati: il 5,5 pollici, l'8 pollici, che è questo qui, quindi questa è la proporzione, diciamo, mano e tablet, e il 10 pollici. La risoluzione è di 1280x720, non è una risoluzione enorme, ma non ci dovete vedere i film. Più risoluzione uguale più consumo di batteria. Noi abbiamo bisogno di un prodotto che sia poco energivoro ed estremamente efficiente in termini di, ovviamente, navigazione. Viene proposto in due versioni, la Overland e la Power Sport. La differenza semplicemente dove sta? Nasce come prodotto per i side by side, quindi sulla moto voi avete la possibilità di montarlo solamente così, con il suo supportino che dopo vi faccio vedere. Se lo volete inserire invece in un'automobile o in un side by side, avete all'interno del kit Overland degli accessori che vi permettono di avere delle antenne aggiuntive. Questo per migliorare la ricettività del GPS e in più ha la funzione group tracking, ovvero
All'interno dello strumento c'è la possibilità di creare una community di fino a 20 rider, se non sbaglio, che possono rimanere sempre aggiornati sulla posizione del compagno, e quindi c'è proprio la possibilità di creare un ecosistema dove all'interno del vostro gruppo voi rimaniate connessi al fine di migliorare la sicurezza. Se state tenendo magari insieme un gruppo, c'è chi è a capo, chi è a coda, ci si riesce ad aggiornare e comunicare rapidamente. Ovviamente utilizza delle antenne radio proprietarie. Adesso non sto qui a raccontarvi le frequenze d'utilizzo, ma comunque sono come se fossero degli walkie-talkie. Adesso non me ne vogliano i radiotelegrafisti che hanno lavorato sull'engineering di questo progetto, perché è molto di più. Però comunque non utilizza la rete GSM, non ha SIM dati, quindi non la usa perché se diamo per assunto che è un prodotto che deve essere utilizzato in condizioni avverse, che possono essere il deserto e le montagne, la ricettività 4G, 3G, LTE, GSM non è garantita. Pertanto lui utilizza una rete proprietaria direttiva, quindi con una rete radio. Andiamo avanti velocemente. Allora, hardware estremamente robusto, IPX7 il grado di impermeabilità, con contatti di prossimità sulla contattiera, quindi non ci sono delle penetrazioni fisiche del connettore, come può essere un telefonino con il Type-C, anzi il Type-C anche lui ce l'ha, ma è dentro a uno sportellino, quindi ovviamente rimane ben isolato. Il grado di robustezza, come dicevamo, è molto elevato, dotato di diversi sensori perché ha il Bluetooth, il Wi-Fi, l'altimetro, il GPS, Galileo, la bussola. Non ho trovato sulla scheda tecnica una cosa che mi interessava tanto, i nits dello schermo. È definito sulla scheda tecnica alta luminosità, ve lo confermo, è vero. Volevo avere un numero un pochino più concreto, non c'è al momento, ho chiesto ai ragazzi di Garmin se me lo possono dare, non ho qui lo strumento per leggere appunto la luminosità, però quello che vi posso dire è che l'apporto, contrasto e visibilità anche sotto il sole è molto valido. In più, su questo modello specifico ho messo una pellicola protettiva opaca, questo va sempre di più a migliorare la visibilità in caso di appunto di sole. Prodotto molto carino perché vi è la possibilità anche di aggiungere delle telecamere, quindi di andare ad arricchirlo con tutto quell'ecosistema di Garmin. Metà di queste funzioni io non le uso e non le userò, pertanto ve le ho volute un pochino raccontare velocemente, ma dopo sul sito di Garmin potete trovarvi tutte queste informazioni. Voglio entrare veramente nel sodo a raccontarvi le funzioni che ritengo siano estremamente valevoli di questo prodotto e del perché finalmente forse sono atterrato su un prodotto che non continuerò a dovermi, come dire, far andare bene. Allora, quello che ho visto come sempre è la solidità dei prodotti di Garmin, questo è fondamentale. Siamo in off-road, spesso e volentieri prendono botte, prendono colpi, devi avere la garanzia che il prodotto funzioni. Per quanto concerne quello che ne facciamo poi noi d'uso, noi cosa facciamo? Abbiamo bisogno di avere uno strumento che registri le tracce mentre stai facendo un'avventura. Quindi la registrazione del canonico GPX, la traccia GPS. Ha già lo strumento nativo per registrare la traccia e appunto interrompere la registrazione. Successivamente la possibilità di navigare, quindi navigatore, molto comodo perché avendo la possibilità di editare dei profili di navigazione, voi avete la possibilità di dirgli: ehi, sto guidando una moto, ehi, sto guidando una moto da fuoristrada, ehi, sto guidando un'automobile. Che cosa vuol dire? Semplicemente all'interno dei profili voi andate a settare delle discriminanti del tipo: se sto guidando un'automobile, consentimi l'uso dell'autostrada. Se sto guidando una moto da fuoristrada, consentimi l'uso dei percorsi fuoristradistici, ma escludimi i percorsi autostradali, casello, traghetti. Questo viene molto comodo perché, indipendentemente dal mezzo che voi avete, se dovete raggiungere una destinazione agevolmente, magari con un handicap alla moto, facciamo un esempio, avete una gomma forata, non potete fare fuoristrada, vi cavate fuori dal bosco,
indicate che state guidando un'auto e lui vi calcolerà l'itinerario più, diciamo, confacente al mezzo che state utilizzando. In più, molto comodo, io che ho il pick-up abbastanza ingombrante, tu puoi anche settare se hai un rimorchio attaccato, quindi se hai un veicolo pesante, e lui automaticamente ti calcolerà le tipologie di strade ottimali per il mezzo che stai guidando. Quindi l'esperienza d'uso su questa cosa è molto, molto interessante. Durante il giro di ricognizione di quest'ultimo weekend avevo la necessità di poter registrare la traccia e di aggiungere all'interno della traccia dei punti di riferimento, denominati canonicamente gli waypoint. Waypoint che servivano ad identificare meglio un eventuale ostacolo, oppure anche dei punti di rendezvous dove ci saremmo dovuti incontrare con il resto del team, l'altro cameraman. La registrazione della traccia è molto semplice, perché tu la registri, poi gli dai il salva e lui ti propone già cosa desideri fare, se desideri condividerla, salvarla in pancia al tablet. Sia chiaro, ha anche un supporto SD card, quindi tu puoi anche salvare all'interno di una memorietta esterna le informazioni. Per aggiungere gli waypoint, tieni premuto il tasto sul display e aggiungi il waypoint. Un attimo di defiance alla sera, perché non riuscivo ad esportare la traccia onnicomprensiva degli waypoint. E qui ho appreso che questo dispositivo non è compatibile con Garmin Basecamp. Per chi non sapesse che cos'è Basecamp, è un applicativo per Windows o per Mac che serve proprio per editare le tracce GPX. Però, un momento, ok, non è compatibile, non so se lo sarà in futuro. In realtà, perché non è compatibile? Perché loro hanno sviluppato questa app, appunto per iPhone o Android, che si chiama Thread, quindi Garmin Thread, che funziona veramente molto bene. Io all'inizio non l'ho utilizzata, quindi non mi era molto chiaro il funzionamento, ma è molto molto semplice, perché voi avete la possibilità di selezionare all'interno della raccolta dati che avete fatto, ovvero la traccia ed eventualmente tutti i punti waypoint, voi avete la possibilità di selezionare tutti gli elementi che costituiscono la vostra raccolta. Utilizzo questo termine perché è proprio il termine che usa Garmin, cioè raccolta. Create una raccolta che la potete chiamare, non so, weekend avventura, ok. All'interno della raccolta voi metterete dentro la o le tracce che avete registrato e gli waypoint che desiderate inserire nella raccolta. Basta, sufficiente quello. Nel momento in cui voi condividete la raccolta, vi genererà un file GPX, avete modo di scaricarvelo, di mandarlo su WhatsApp, di mandarlo via mail e avete bello che risolto il problema. Quel file GPX, ovviamente, ci clicchi sopra. Se tu vuoi utilizzare Osmand per aprirlo, nessun problema. Lo aprirai con Osmand e già sarà popolato esattamente di quello che tu hai registrato con questo strumento. Questo è una svolta, perché si evita di dover, soprattutto quando sei in avventura, magari alla sera sei nel bivacco, nell'albergo, nella tenda, non hai la voglia di avere il portatile e gli hard disk, questo e quell'altro. Con questo strumento e il tuo telefonino, che tra l'altro sono associati in Bluetooth, quindi comunicano molto velocemente, hai il controllo, il pieno controllo del dispositivo senza noie o senza voli pindarici, che poi è quella la cosa più scomoda. Stessa identica cosa, se io ho bisogno di caricare una traccia che mi viene mandata sempre dall'applicazione Thread, io all'interno dell'applicazione Thread ho il cloud sostanzialmente di Garmin, ovvero come funziona il concetto di un cloud? Il concetto di un cloud è: c'è una nuvola che contiene dentro le informazioni del tuo account. Tutti i dispositivi associati al tuo account comunicano con questa nuvola. Che cosa vuol dire? Che se lui è connesso alla nuvola e il cellulare è connesso alla nuvola, nel momento in cui io carico nel cellulare una traccia che magari mi è stata inviata 5 minuti prima via WhatsApp, la traccia viene messa nella nuvola. La nuvola in automatico si sincronizza con tutti i device appartenenti allo stesso account, allo stesso cloud. Quindi senza fare nulla, tu dopo ti trovi la traccia qui dentro. Per questo video è tutto. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Faccio subito una premessa: non è un prodotto economico.
però è anche vero che può essere veramente una soluzione definitiva a tutti questi tentativi di avere diversi device o dispositivi per poter migliorare la propria esperienza. Nel passato ho notato che se dovessi paragonare un TomTom per navigare su strada e un Garmin per navigare in fuoristrada, la combo perfetta era averli tutti e due montati sulla moto. L'ho sempre trovato un pochino assurdo, perché comunque più cose hai, più cose devi manipolare. Non mi piaceva molto l'esperienza d'uso della navigazione su strada di Garmin, perché la trovavo macchinosa rispetto a quella di TomTom. Ma TomTom non mi poteva dare minimamente niente in fuoristrada. Con questo prodotto c'è la svolta. In base a dove sei, tu hai una cartografia, poi puoi installare anche le OpenStreetMaps, cioè hai una cartografia estremamente dettagliata. L'usabilità è anche... Ho fatto proprio delle prove nel guidarlo in auto, quindi anche quando ti indica l'uscita autostradale, l'esperienza d'uso è positiva. Quindi proprio il feedback è molto buono. Touch and feel del prodotto, estremamente valido e robusto, cosa che è un pochino cardine, soprattutto se devi alimentare un'avventura. E, come dicevamo prima, la possibilità di poter installare roadbook digitali e utilizzarlo veramente come un multitool. Quindi sono contento, cioè non vedo l'ora di provarlo magari anche in una gara utilizzando il roadbook. E questo alimenterà un altro video per quanto riguarda il comandare il roadbook con una pulsantiera. E spero di essere stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!